L'intelligenza artificiale, il machine learning, robot sempre più sofisticati, intelletti sintetici promettono a ciascuno di noi di recuperare in breve tempo dati e informazioni preziosissime per aiutarci a svagarci, viaggiare o a lavorare meglio. Il problema è che stanno bruciando posti di lavoro con una velocità mai vista e noi non abbiamo idea su come gestire un futuro che è già qui. Le persone non servono di Jerry Kaplan, editore Lewis University Press. È un ebook, ma esiste anche la versione cartacea, che parte da una semplice considerazione. Se fino a ieri le innovazioni erano lente e permettevano a stati e organizzazioni sociali di creare le adeguate contromisure, adesso tutto avviene troppo velocemente. Già adesso in California c'è un robot capace di raccogliere fragole, distinguendo tra quelle mature e quelle acerbe. La prossima generazione raccoglierà forse patate o pomodori o pesche e tanti posti di lavoro di basso livello spariranno. Ma non sono al sicuro nemmeno i medici o gli avvocati. Se il 47% circa dei lavori presenti negli Stati Uniti sono già ora a rischio di automazione industriale, nessuno può voltarsi dall'altra parte o sperare che vada tutto bene. Qualche mese fa in Cina il primo aereo cargo senza pilota umano si è alzato in volo, ha percorso un breve tragitto ed è atterrato. Visto che il 50% degli incidenti aerei è provocato da errori umani, chi mai si opporrà all'arrivo degli intelletti sintetici alla guida di aerei e poi treni, vetture della metropolitana, camion, auto? Questa innovazione così rapida mette in discussione anche l'etica. L'automobile a guida autonoma, come deve comportarsi quando sulla strada all'improvviso appare un anziano o un bambino? Chi deve salvare? Il passeggero oppure il distratto pedone che attraversa la carreggiata in curva? Non c'è dubbio. Sceglierà il passeggero e condannerà il bambino o l'anziano. Questo libro però prova anche a indicare qualche via d'uscita, non si tratta di tornare indietro e riesumare soluzioni o ideologie che non hanno funzionato nel Novecento e non funzioneranno di certo nel XXI secolo, bensì di inventare strategie radicalmente nuove. Per esempio il mutuo di lavoro, una sorta di prestito per la formazione professionale. Per ottenerne uno occorre avere uno sponsor, un potenziale datore di lavoro. Lui non prometterà di assumere il lavoro, né il lavoratore accetterà di certo quel particolare lavoro. Si tratta di un modello preso in prestito dal mutuo che utilizziamo per la casa, che ha come fine quello di contrastare la disoccupazione prodotta dalle macchine, rendendo l'investimento in formazione mirato e quindi con più garanzie di successo. L'innovazione tecnologica, le macchine stanno garantendo a pochi ricchezze immense. Non si potranno tassare perché i paradisi fiscali continueranno a vivere e a prosperare, infischiandosene di giustizia sociale e argomenti simili. Dobbiamo cercare, dice Kaplan, di distribuirle in modo più equo. Per esempio, studiare incentivi economici per ampliare la base proprietaria di azioni e obbligazioni. Non è detto che queste e altre soluzioni saranno efficaci perché, come ho accennato all'inizio, siamo già in ritardo. In Italia questi argomenti non sono assolutamente affrontati dalla politica. Esiste quindi il rischio, paventato da Kaplan, di tumulti sociali e di gravi crisi in futuro. La lettura di questo libro ha almeno il pregio di indicare la posta in gioco e di dare la sveglia. Ma purtroppo, solo per quanti sono già svegli. Alla prossima e non per la gloria, ma per il pane.